4-hour video tools of the day. It's a first of all, it's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. E come diciamo sto ripetendo qualche settimana, in realtà diciamo ogni 2 settimane questa parte qui, che infatti adesso c'ho, è ogni settimana questa, questo perché ho come modello di riferimento diciamo Aragorn, il Signore degli Anelli, per quanto riguarda la barba appunto, ma anche per i capelli, però ovviamente come ripeto sempre non gli somiglio né a lui né all'attore, grandissimo Viggo Mortensen, che tra l'altro se non erro è ritornato di nuovo grazie a un film di David Cronenberg che verrà presentato al prossimo Festival di Cannes. Era appunto per questo, comunque invito anche sempre a vedere il video trailer del canale in cui, che risale alla fine di gennaio, il 29 gennaio scorso, in cui la seconda parte dissi anche delle cose diciamo sulla barba, anche simpatica, anche molto interessanti, ispirandomi a un pensiero molto interessante a sua volta di Shakespeare. Poi, due, it's a Friday once again, and as every Friday I have seen my favorite broadcast on cinema, conducted by the mythical Gigi Marzullo. Ripeto, sinteticamente, in questa trasmissione, diciamo, che si chiama appunto cinematografo, si praticamente commentano i film usciti in settimana da parte di attori in studio e soprattutto di critici, sia in studio che in collegamento, e poi anche si ascoltano i commenti delle persone all'uscita sala dopo la visione dei film. E poi si commenta anche la classifica degli incassi, insomma il botteghino, queste cose qui. Ma soprattutto il conduttore, appunto Marzullo, come ripeto, pronuncia una sua frase mitica, direi anche cult sul cinema, che condivido pienamente, che fa così: cinema is a culture, cinema is a dream, cinema is a culture, cinema is a freedom, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grandissima verità. E poi anche ieri ha detto un'altra frase, che al momento mi sfugge, sugli stupidi comunque, sulla. Ma poi la cito meglio in descrizione, in un video a parte. Un'altra frase, penso, cioè, che ha sentito da un suo amico, ma molto interessante, che fa pensare che effettivamente è così, è un'altra grande verità, ma poi appunto me la cito nel caso, che non faccio un video a parte solo sulla frase. Poi, three, as every Friday, I'll watch my favorite broadcast on Art Night on Rai 5, era il canale 23, praticamente è uno dei pochissimi canali che vedo in TV, se non l'unico, e quest'anno condotto da Neri Maccori, un comico italiano molto divertente. Comunque il programma è veramente davvero molto interessante perché appunto si parla di arte in generale, di migliori artisti del mondo, insomma anche quelli meno conosciuti, ma davvero interessante, che consiglio vivamente soprattutto di vedere, soprattutto diciamo, agli italiani o a quelli a nuove persone italiane, qualora mai si iscriveranno, diciamo, al canale. Lo consiglio, è davvero un programma molto interessante. Poi, qua, for, it's Friday once again, and as every Friday, I credo che caricherò il successivo episodio su It's Friday once again, serie musicale mia, ma soprattutto di Mr. Lynch, se non erro oggi sarebbe il 33esimo episodio, e ovviamente non so ancora su che cosa sarà, però non è detto nemmeno che continuo, perché io penso sto perdendo un po', diciamo, l'inventiva, ma dopo 32 episodi anche normale, già ha dato tanto, insomma. Poi, sì, pensavo ancora che, pensavo ai pezzi, cose che già avevo accennato ieri, nuovi pezzi da caricare sulla tastiera. Se avete visto già, insomma, nel video pensiero di tutto, già avete visto in qualche modo i primi pezzi in cui devo parlare, di che cosa si tratta. Comunque, erano pezzi di Bach, e proseguirò infatti con altri pezzi di Bach. Però poi ne parlo meglio appunto, diciamo, quando li carico, penso domani, dopodomani. Intanto spero, diciamo, vi sia piaciuto questa interpretazione sia appunto delle due aree che conosco io, almeno sono quelle che conosco io, dalla la Passione secondo Matteo appunto di Bach, davvero straordinaria, tra l'altro inserita in moltissimi, in diversi film, soprattutto all'omonimo film di Pierpaolo Pasolini, che è dove l'ho scoperta, se non erro, parlo proprio di Il Sezen, sì, quell'area lì. E poi forse, diciamo, se qui invece avete visto un altro preview, è un pezzo mio, composto da me, diciamo, che risale a diversi anni fa, non un pezzo, diciamo, allora era un pezzo santo,
religioso appunto per questa giornata, cioè per il venerdì e la passione di Gesù, in un periodo in cui, composto in un periodo in cui appunto frequentavo, diciamo, proprio la chiesa, suonavo anche l'organo, diciamo, non l'organo a canne, ma comunque l'organo lo suonavo, l'organo appunto in chiesa, cioè comunque una tastiera con gli effetti dell'organo e la chiesa. E vabbè, qui poi, insomma, innanzitutto spero che questo pezzo sia piaciuto. Adesso per me non lo so se ha più un senso religioso, non credo, però certamente ha sempre un senso spirituale, e in tal senso, ovviamente non mi ispirai a nulla, però spero vi sia piaciuto. E comunque lo metto in collegamento con i pezzi di ieri, perché è collegato al senso dei pezzi che ho caricato in questa giornata, perché comunque questo pezzo fu un pezzo composto da me per un salmo, diciamo appunto religioso, relativo a questo giorno, il giorno della Passione, il Venerdì Santo, che quest'anno è oggi praticamente, il giorno della Passione di Gesù. Però, e quindi poi metto anche schermate finali in questo video, nel video di ieri di Bach, perché in qualche modo pure che il video è separato, diciamo è collegato a quelli. E poi qui mi permetto di dire, cioè mi permetto di dire, ma appunto in virtù di questo parlo anche della questione della fede per me, cioè nel senso che appunto questo pezzo fu composto in un periodo in cui frequentavo ancora la chiesa, e quindi si può dire che è un pezzo religioso, però per me adesso in questo momento è diventato in realtà un pezzo comunque spirituale, cioè c'ha sempre un che di spirituale, ma in senso più potremmo dire razionale che religioso, o filosofico forse. Perché appunto io ormai, diciamo, non frequento più insomma, gli ambienti a chiesa, insomma, da praticamente 7 anni. Non mi pento di questa scelta, perché io sono convinto del fatto che sono in un ambiente che sostanzialmente ottunde la mente, perché insomma bisogna sottostare ai dettami di quello che dettano le leggi appunto della, insomma, religiose e la chiesa, che come se comunque hanno inventato gli uomini. E non c'è scritto appunto da nessuna parte che praticamente siano verità assolute. Io penso all'esempio, perché diciamo ho studiato filosofia, diciamo all'esempio di molti filosofi che avevano avuto un passato da religiosi nei loro anni appunto iniziali, ma poi cambiarono, diciamo, percorso. Soprattutto penso a un filosofo comunque che mi è molto caro, e che è Cartesio, René Descartes, diciamo che appunto negli anni iniziali era un religioso, era un credente, ma poi, diciamo, nel corso del tempo cambiò rotta, perché capì il fatto che appunto erano le costrizioni, quelle leggi a cui doveva sottostare, e cercò, diciamo, di dirigersi verso altre verità. Aveva capito, insomma, che quello che gli avevano dettato da sempre precetti della fede non erano verità assolute. E praticamente io ho, diciamo, una visione praticamente simile. Ovviamente simile, così come anche altri filosofi hanno fatto, diciamo, ci sono anche stati anche altri filosofi che hanno fatto lo stesso tipo di percorso in certo senso, e quindi sì, però devo dire che quindi in questo momento poi la mia posizione sulla fede in generale è una posizione di sospensione. Non credo né credo né non credo totalmente, ma dico che da qualche anno, diciamo, sono agnostico. Cioè, diciamo, appunto, secondo me in realtà la presenza divina, insomma, Dio in realtà non è che non esiste, esiste, ma non ho possibilità, reputo impossibile conoscerlo. E quindi questa è anche una posizione che aveva il filosofo Kant, è, diciamo, una grande posizione che appunto in questo momento è ancora la mia da diversi anni, che probabilmente, diciamo, sarà la mia per sempre. Non riuscirò mai a trovare una via d'uscita, forse, non lo so, però comunque in questo momento è ancora la mia posizione, che appunto, diciamo, è ben salda. E quindi, però, diciamo, un'esperienza positiva, certamente, che mi porto appunto dall'ambiente, diciamo, ecclesiastico, in qualche modo, dalla chiesa proprio come luogo. Proprio come luogo, è appunto proprio sempre una questione di musica, perché l'unica, una delle poche cose che, diciamo, mi hanno gratificato, comunque che mi porto dentro, no? Questa esperienza, che ha anche diversi anni, comunque, diciamo, il fatto appunto di aver suonato davanti innanzitutto a un certo numero di persone. Probabilmente questo, nonostante il fatto che io odi le folle, ho dei diversi problemi sociali, diciamo, però certamente
esperienza che comunque mi ha consentito di non avere da un lato paura a suonare in pubblico, perché appunto mi ha consentito di farlo per diverse volte, molte volte, e quindi certamente in pubblico io non credo che, diciamo, cioè, ho da un lato una difficoltà che comunque sono un tipo abbastanza emotivo e, ripeto, in generale non sopporto molto le folle, però allo stesso tempo quell'esperienza mi consentì appunto di poter suonare davanti a molte persone. Però la cosa più importante, oltre a questo, è il fatto che avevo la possibilità di suonare, di sentire, diciamo, i suoni dell'organo proprio quando non c'era nessuno, cioè quando praticamente durante alcuni minuti prima che iniziassero, diciamo, le messe, che avevo la possibilità di provare che non c'era nessuno, praticamente ero presente solo io in chiesa, e devo dire che quelli furono, cioè, sono stati, diciamo, dei momenti incredibili, perché appunto l'organo, diciamo, si sentiva, diciamo, ribombava tutta la chiesa, solo tu avevi la possibilità di godere, diciamo, completamente del suo suono, e quindi quella, diciamo, era le cose più belle che mi porto in assoluto. E in tal senso penso anche sempre, ad esempio, a Bach, ovviamente l'organista per eccellenza, il maestro di tutti, che cosa provava quando lui, diciamo, era solo insomma, nelle chiese, e suonava appunto quelle sue grandissime musiche che componeva, eccetera, eccetera. Sì, davvero un'esperienza che spero anche altri abbiano provato, insomma, che sicuramente non molti hanno provato, perché non è che l'organo lo sanno tutti, tra l'altro secondo me è forse lo strumento più complicato in assoluto, perché richiede anche una certa coordinazione dei piedi, oltre che delle mani, non ho mai capito come si fa, e quindi sì, è poi lo strumento appunto, proprio perché si chiama organo, che li raccoglie tutti secondo me, anche se questo si dice per il pianoforte, però se si chiama organo un motivo ci sarà. Sì, secondo me dal lato l'avrei dovuto studiare a suo tempo invece del pianoforte, però comunque va bene così. Penso di aver detto tutto. Se mi dovesse venire qualche altra cosa in mente, come al solito aggiungo in descrizione. Sì, regrettate che a domani.